Buongiorno a tutti, nella lezione di oggi andremo ad analizzare alcune tipologie di meccanismi che presentano delle coppie prismatiche in moto assoluto, oltre che in moto relativo. A tale proposito dobbiamo definire delle relazioni generali per quanto riguarda le velocità e per quanto riguarda le accelerazioni. Ma procediamo in maniera graduale e andiamo a considerare ancora una volta la cinematica del punto materiale affrontata dal punto di vista vettoriale, perché questo ci dà l'occasione di introdurre delle formule generali che ci consentiranno di arrivare ad analizzare questi meccanismi di cui si parlava prima. Andiamo a considerare il ben noto moto circolare, quindi immaginiamo di avere appunto questa traiettoria assegnata, che è una traiettoria circolare, e andiamo ad assumere un sistema di riferimento che indichiamo con OXY, la cui origine coincide con il centro di questa circonferenza. Abbiamo un punto P che si muove lungo questa traiettoria circolare e indichiamo la posizione di questo punto mediante questo vettore posizione OP, che possiamo indicare in maniera più compatta con R vettore. Naturalmente, avendo ipotizzato che questa traiettoria è una circonferenza, il raggio è costante, pertanto il modulo di questo vettore posizione è costante, ok? Quindi siamo in un caso particolare. Ok? Indichiamo questo angolo orientato con teta e andiamo a dare una rappresentazione parametrica del moto, quindi vettoriale, che poi è associata ad una rappresentazione parametrica per il tramite delle coordinate cartesiane di questo vettore posizione, in questo caso R, ok? Quindi questa sarebbe la coordinata X e questa è la coordinata Y. Quindi possiamo dire che R vettore è uguale ad OP in forma cartesiana, può essere espresso in questo modo, in questo caso, cioè è uguale ad R coseno di teta I più R seno di teta J, dove I e J rappresentano rispettivamente i versori dell'asse X e dell'asse Y. Quindi questo è I e questo è J, d'accordo? Ecco, se andiamo ora a considerare la derivata temporale sia della funzione vettoriale, ma conseguentemente anche per il tramite della rappresentazione cartesiana, che cosa otteniamo? Otteniamo il vettore velocità, perché la velocità rappresenta la rapidità di movimento del punto lungo questa traiettoria, in questo caso circolare. La velocità è uguale alla derivata di questo vettore temporale, derivata prima. Quindi, siccome R è costante, qui abbiamo meno R sen teta, teta punto, I più R coseno teta, teta punto, J, poiché naturalmente teta è funzione del tempo durante il movimento di P lungo questa circonferenza. E queste sono le componenti. Questo ci consente di introdurre un vettore velocità angolare che ha un modulo teta punto
è un versore K, dove K è il versore dell'asse Z. Se facciamo riferimento ad una terna destra, con la mano destra x, y, z, in realtà ci troviamo in questa posizione, x, y, z, quindi z è uscente dal piano della lavagna, e quindi la velocità angolare, che sarebbe la rapidità di variazione dell'angolo teta orientato, è esprimibile in questo modo. Questo è il modo e questa è la direzione, perché omega, nei modi piani come questo, è sempre ortogonale al piano della lavagna. Bene, a questo punto possiamo subito fare una semplice verifica, cioè andiamo a considerare il prodotto scalare del vettore V scalare R. In forma cartesiana sapete che questo prodotto scalare, che dà uno scalare e non un vettore, è pari alla somma dei prodotti delle componenti omonime, quindi dobbiamo moltiplicare tra loro queste due e poi sommare con il prodotto delle altre due componenti. Questo è quello che andiamo a fare. Quindi abbiamo meno R quadro sen teta coseno di teta teta punto più R quadro sen teta coseno di teta teta punto. Come vedete, questi due termini sono uguali ma di segno opposto, quindi questo prodotto scalare ti dà 0. Cosa vuol dire? Quando il prodotto scalare è nullo, vuol dire che questi due vettori sono perpendicolari tra loro, ok? Lo riporto qui. Quindi, come conseguenza, ripeto, abbiamo che V è perpendicolare ad R. Quindi possiamo rappresentare questo vettore velocità, in questo caso perpendicolare ad R, che ovviamente, come ci aspettavamo, è tangente alla traiettoria. Va bene? Quindi abbiamo questo vettore, che è il vettore velocità istantanea, anche perché noi stiamo facendo riferimento al caso più generale di moto non uniforme, quindi la velocità è in generale variabile anche in modulo e non soltanto in direzione, per il fatto che la traiettoria presenta una curvatura costante in questo caso. Va bene? E questa è una prima considerazione che possiamo fare. A questo punto andiamo a ragionare sulle accelerazioni. Andiamo a calcolare l'accelerazione e procediamo nello stesso modo sulla falsa riga. Quindi andiamo a considerare la derivata seconda di R o la derivata prima della velocità, perché l'accelerazione, come detto più volte, è la rapidità di variazione della velocità sia dal punto di vista del modulo sia dal punto di vista della direzione, e qui in generale abbiamo entrambe le componenti, ok? Perché la direzione varia, perché la traiettoria è curvilinea, circolare in particolare, ma varia anche il modulo, poiché stiamo considerando un modulo circolare non uniforme. Quindi l'esempio, pur semplice, è tutto sommato significativo, perché ci consente, come vedremo, di fare una serie di considerazioni interessanti. Allora, l'accelerazione, devo derivare ancora le componenti cartesiane, quindi vado a derivare questa, sempre rispetto al tempo, e quindi ho la derivata di un prodotto, quindi meno R sen teta teta due punti, derivato la seconda, più la derivata della prima per la seconda, e quindi abbiamo meno R coseno di teta per un teta punto, e quindi qui ho un teta punto quadro, ok? Questo per quanto riguarda la componente secondo l'asse delle ascisse. Analogamente procedo con la derivazione della seconda componente della velocità, e quindi ho un R coseno teta teta due punti meno R seno di teta teta punto quadro J, ok?
abbiamo quindi ottenuto il vettore accelerazione. Il vettore accelerazione. Ok. Il vettore accelerazione. Allora, queste sono le componenti secondo x e secondo y. Va bene? A questo punto è conveniente raggruppare questi termini in maniera diversa, in modo tale da avere un significato fisico più importante. Quindi abbiamo che l'accelerazione, puntiamo l'attenzione su questo termine e su questo termine, ok? Quindi scrivo in questo modo, quindi ho meno r seno di teta meno r seno di teta più r coseno di teta, teta due punti per i, più, scriviamo qui, vado a raggruppare questi termini dove compare teta punto quadro, ok? E quindi ottengo che cosa? Meno r coseno di teta meno r seno di teta, teta punto quadro, j. Va bene? Ecco, scritta in... no, scusate, aspettate un attimo. Questa è la i... No, scusate un momento, perché questa non è la i. Allora, pardon. Allora, qui abbiamo meno r sen teta, lasciamo così, teta due punti, i, e poi abbiamo più r coseno di teta, teta due punti, j, ecco, in questo modo, più meno r coseno di teta, teta punto quadro, i, più meno r seno di teta, teta punto quadro, j. Ok. Sì, una componente è secondo l'asse delle ascisse, l'altro è secondo l'asse delle ordinate. Ok? Come compare qui. Allora, andiamo a puntare l'attenzione su ciascuno di questi termini che abbiamo messo in evidenza. Allora, tanto per cominciare, abbiamo un teta due punti. Teta due punti, naturalmente, è un altro vettore che è associato all'accelerazione angolare. Bene, però, se noi andiamo a guardare, questo è uno scalare. Ok? Quindi potrebbe anche essere messo fuori dalla parentesi. Andiamo a vedere le componenti. Abbiamo meno r sen teta, r cos teta. Meno r sen teta, r cos teta. Ok? Quindi a meno di uno scalare, che in quel caso è teta due punti, questo vettore qui come componente xy è praticamente parallelo a V. Ci siete? Essendo parallelo a V, questo praticamente è la componente dell'accelerazione tangenziale. Ci siete? Per quanto riguarda il secondo termine, anche qui abbiamo uno scalare che è teta punto quadro, ma se questo lo andiamo a confrontare con il vettore posizione r, qui abbiamo r cos teta, r sen teta, quindi vedete
che ancora una volta è un vettore parallelo, ma siccome c'è il segno meno, mentre qui tutte e due le componenti sono positive, vuol dire che ha il verso opposto ad R. Ok? Verso opposto ad R vuol dire che è diretto verso l'origine, dove l'origine in questo caso è anche il centro di curvatura della traiettoria, come ci aspettavamo. Quindi questa è la componente normale dell'accelerazione. Ok? Quindi abbiamo ottenuto l'espressione dell'accelerazione in forma vettoriale, in forma con la rappresentazione cartesiana, ed ora gli abbiamo dato maggiore significato fisico, perché abbiamo individuato una componente che è parallela a V, che abbiamo detto essere la componente di accelerazione tangenziale, e poi abbiamo una componente che è parallela ad R ma verso opposto. Ok? Questa è la accelerazione normale. Ovviamente la loro somma vettoriale mi dà l'accelerazione totale, naturalmente. Ok, detto questo, voglio aggiungere ancora qualche considerazione con riferimento al primo termine e al secondo termine dell'espressione dell'accelerazione, così come con riferimento a V. Allora, avendo introdotto omega come teta punto k, questa espressione della velocità la possiamo esprimere anche in questo modo. Quindi partiamo con la velocità. Se noi andiamo a considerare omega vettore r come prodotto vettoriale, questo è uguale, come ben sappiamo, allo sviluppo di questo determinante. Va bene? Questo determinante, quindi omega ha componenti 0,0 teta punto ed r ha come componenti r coseno r vettore, quindi r coseno teta, qui abbiamo un r seno di teta e questo è 0 perché siamo nel piano. Va bene? Se vado a sviluppare questo determinante, che naturalmente fornisce un vettore, quale risultato del prodotto vettoriale, che cosa otteniamo? Otteniamo un meno teta punto r seno di teta per i, ok? Quindi i sarebbe il determinante di questo minore 2 per 2 e quindi, anzi, questo viene meno, è così. Andiamo avanti e per quanto riguarda la componente secondo l'asse delle ascisse, che cosa otteniamo? Otteniamo ancora una volta meno teta punto r coseno di teta per j. Ok? E questo diventa più. Questo è il prodotto vettoriale e se noi andiamo a confrontare questo risultato con le componenti xy e le componenti di v, vediamo che sono identiche. Questo vuol dire che il vettore velocità può essere espresso in forma cartesiana in questo modo, ma è anche uguale al prodotto vettoriale della velocità angolare per r. Va bene? Quindi questo ci consente di scrivere queste due equazioni ci conducono a scrivere quest'altra relazione, cioè che la velocità è anche uguale ad omega vettore r. Va bene? Ma questa velocità l'abbiamo ottenuta prima andando a derivare r, perché v sarebbe la derivata del vettore posizione, quindi questa è anche uguale, la scrivo in questo modo, ad r di t. Vedete? Quindi è la derivata temporale del vettore posizione. Ok?
mi dà la velocità, che è esprimibile anche come il prodotto vettoriale di una omega che tiene conto della variazione di direzione del vettore posizione per il vettore stesso. Ok? Questa è una prima relazione di interesse che ci servirà successivamente. Bene, un analogo discorso possiamo svilupparlo, come anticipato, per le accelerazioni ed in particolare per le componenti tangenziali e normali, ok? Perché nella rappresentazione cartesiana, come vedete, perdiamo un pochino il significato fisico, no? Invece noi vogliamo rimanere aggrappati anche al significato fisico. Questo è il motivo per cui ho espresso l'accelerazione in questo modo. Ma ne possiamo dare una forma ancora più compatta, in maniera analoga a quanto fatto qui. Tanto è vero che teta 2 punti, come anticipato, può essere considerato il modulo di un vettore accelerazione angolare, che è quindi esprimibile in questo modo, perché se io vado a derivare questa, la direzione è costante perché è perpendicolare al piano della lavagna, devo derivare teta punto che diventa teta 2 punti. Quindi questa è la omega e questa è alfa. Quindi posso introdurre questo secondo vettore, anch'esso perpendicolare al piano della lavagna, il cui modulo è pari alla derivata seconda di questo angolo rispetto al tempo. Va bene? Ok. Bene, come vedete qui, a parte insomma la differenza che ho un teta 2 punti, questa espressione, come abbiamo visto, è simile a questa della velocità. Ok, abbiamo, vedete, meno r sen teta, r cos teta, al posto di teta punto c'è teta 2 punti, però otteniamo che cosa? L'accelerazione tangenziale che è parallela alla velocità, quindi ovviamente il modulo è diverso ma la direzione è la stessa. Quindi queste considerazioni fatte per la omega le possiamo fare di pari passo per la accelerazione angolare. In altri termini, questo vettore accelerazione tangenziale può essere espresso in forma compatta in questo modo. Accelerazione tangenziale in forma vettoriale la posso esprimere come alfa vettor, questo termine che è R, giusto? Posso fare la verifica con questo determinante, ma è tutto uguale, qui devo mettere teta 2 punti anziché teta punto, ok? Se metto teta 2 punti sto considerando non più omega bensì alfa come accelerazione angolare, ok? Quindi posso scrivere questa in questo modo, sicuramente. Andiamo a vedere il secondo termine che ha il significato fisico della accelerazione normale, no? Vogliamo anche qui scriverla in forma più compatta, naturalmente. Anche qui vale lo stesso discorso, che questa è uguale alla derivata del vettore velocità rispetto a tempo. Ci siete? Ok. Proseguiamo da quest'altra parte. Allora, qualcosa abbiamo già detto, perché abbiamo già messo in evidenza che questo vettore ha una direzione opposta al vettore posizione R, ok? E l'abbiamo anche rappresentato come ci aspettavamo per la componente normale dell'accelerazione. Ma vogliamo dire qualcosa in più. Vedete, qui abbiamo un teta punto quadro e poi abbiamo le componenti di R. Quindi se noi mettiamo in evidenza, è uno scalare, quindi possiamo mettere in evidenza un teta punto quadro che sarebbe una omega quadro, in effetti, senza il segno di vettore perché stiamo facendo riferimento al modulo, quindi questa la possiamo scrivere come accelerazione normale uguale a meno omega quadro, che sarebbe il teta punto quadro, per quale vettore? Chi è che dà la direzione? R, giusto? Quindi meno omega quadro R. Ok? Bene, e quindi abbiamo ottenuto questi risultati. Per scrivere in forma compatta la accelerazione.
va bene? Abbiamo una componente normale, una componente tangenziale e abbiamo introdotto questa relazione. A questo punto facciamo un passaggio concettuale in avanti, perché questo naturalmente era un esempio semplice che ci ha però consentito, come vedete, di fare delle osservazioni che ci tornano utili. Bene, mettiamoci ora in un caso un po' più generale. In un caso più generale, ma prima di fare questo, vogliamo mettere in evidenza questa relazione importante, cioè che la derivata di un vettore temporale rispetto al tempo, in questo caso, è in generale pari alla somma di due termini, ok? Questo è molto importante nella cinematica, ma non soltanto, anche nella dinamica. Quindi dr in dt è uguale a che cosa? Alla derivata del modulo, che scrivo semplicemente così, senza la freccia, quindi dr in dt, che però rappresenta comunque un vettore, la direzione da chi è data è la direzione del vettore stesso. La direzione del vettore stesso, quindi qui vado a moltiplicare per r, naturalmente devo dividere per il proprio modulo, perché complessivamente questo termine che sto scrivendo corrisponde al versore, cioè al vettore di modulo unitario che definisce la direzione. Perché il versore? Perché il modulo viene dato alla derivata, va bene? Ok, quindi diviso il modulo del vettore stesso. Ripeto, complessivamente questo termine qui corrisponde al versore di R di questo vettore. Questo è un primo vettore. In generale è presente anche un secondo termine, e questo secondo termine è esprimibile proprio come omega vettore R. Questa relazione è molto importante perché mi consente di esprimere la derivata di un vettore che può variare in generale sia di lunghezza e quindi di modulo sia di orientamento. La prima variazione viene tenuta in conto in questo termine, la seconda variazione viene tenuta in conto in quest'altro termine. In generale sono presenti entrambi, va bene? Ecco, se ora vogliamo fare un parallelismo con quanto detto prima, noi qui stiamo considerando il modulo circolare, quindi che cosa ho detto? Ho detto che il modulo di R è costante, perché naturalmente il raggio è costante in questo caso, va bene? Quindi questo vettore posizione, perché qui in cinematica stiamo parlando di vettore posizione, varia di direzione in funzione della variazione dell'angolo teta, ma il suo modulo è costante. Quindi io posso applicare la relazione generale che è questa. Ovviamente questo termine è uguale a zero, perché la dr modulo in dt è uguale a zero, perché r è costante, r modulo. Cosa rimane? Questo termine. Ed è esattamente lo stesso termine che noi abbiamo ottenuto per altra via. Ok? Cioè noi potevamo applicare direttamente questa relazione, vedete? Dr in dt a che cosa è uguale? Ad omega vettore r. Manca un contributo, ma perché in questo caso manca il contributo? Ripeto, perché essendo il modulo circolare, automaticamente il modulo è costante. In generale invece è presente anche quest'altro termine. Ok, questa relazione è una relazione molto importante che viene a volte attribuita a Bohr, mentre se facciamo riferimento al versore viene solitamente attribuita a Poisson. Ok? Se io ho un versore e quindi di modulo unitario costante, questo termine non c'è, la derivata temporale del versore è uguale a omega vettore il versore stesso, dove la omega è ciò che tiene conto del cambio di direzione.
Va bene? Questa relazione, ripeto, è molto importante, in qualche modo l'abbiamo insomma dimostrato in maniera semplice. Arriviamo ora a parlare dei moti relativi che ci interessano per poter affrontare appunto l'analisi di una diversa tipologia di meccanismi rispetto a quelli che abbiamo considerato nella lezione scorsa. Allora, se io vado a considerare un sistema di riferimento fisso e quindi ho un sistema OXY, diciamo fisso al piano della lavagna, consideriamo un corpo rigido che indico con 2, la parte fissa potrebbe essere indicata, come già abbiamo incominciato a fare, con il numero 1, quindi la parte fissa, il telaio, è associato al sistema di riferimento che ho scelto. E abbiamo un secondo corpo rigido che lo indico con 3. Questi due corpi rigidi si muovono rispetto al sistema fisso, ciascuno con una propria legge di moto, quindi siamo nel caso più generale. Ok? Allora, se questo allunghiamo un po' così per rendere la cosa più intuitiva, ecco, questo è il punto P. Andiamo a considerare questo vettore posizione di P rispetto al sistema fisso. Qui andiamo a considerare un punto omega e quindi un vettore posizione, questo è OP e questo è O omega, rispetto sempre al sistema fisso. E poi posso individuare anche la posizione dello stesso punto P rispetto ad omega. Bene, per tenere conto dell'orientamento del corpo 2 rispetto al sistema fisso, vado ad introdurre questo sistema di riferimento. Quindi ho omega xi eta, dove questo sistema di riferimento immaginiamo che sia solidale al corpo 2. Va bene? Ok. Il punto P appartenente a 3 si muove secondo una certa traiettoria. Ok? Quindi abbiamo il punto P che è sovrapposto a due corpi rigidi che sono 2, 3. Quindi se il punto P lo riteniamo appartenente a 2, si muove con una certa legge di moto. Se lo riteniamo appartenente al membro 3, si muove con una diversa legge di moto, che sono due corpi rigidi, ciascuno in movimento rispetto al sistema fisso, soltanto che noi stiamo considerando lo stesso punto su piani diversi, ok? Geometricamente è lo stesso punto, ma ciascuno appartiene a piani diversi e pertanto si muove secondo il movimento del membro 2, secondo il movimento del membro 3. Benissimo. Allora possiamo scrivere quanto segue. Io posso scrivere che vettore posizione, cominciamo a mettere dei pedici così non ci confondiamo, quindi io ho P ritenuto appartenente a 3, ok, è uguale alla somma del vettore posizione O omega, di questo punto omega, più omega P3, ok? È banale dalla regola del parallelogramma, OP è uguale ad omega più omega P. Questo naturalmente lo posso fare.
Quindi questo è il vettore posizione rispetto al sistema fisso, questo è un altro vettore posizione rispetto al sistema fisso di un punto diverso, peraltro appartenente a 2, e poi abbiamo un vettore posizione relativo al sistema mobile. Bene, allora noi vogliamo giungere a delle relazioni finali che ci consentono di analizzare il moto relativo in maniera più o meno spedita, facendo tesoro di quanto abbiamo imparato fino ad ora, cioè in particolare applicando questa relazione cui abbiamo dato in qualche modo una spiegazione semplice per il tramite dell'esempio visto in precedenza. Va bene? E allora andiamo a considerare la velocità. La velocità significa fare la derivata prima temporale di questa relazione tra i vettori posizione, però facendo attenzione, facendo un attimo attenzione, perché non è proprio così immediato. Allora, per quanto riguarda il vettore posizione OP3, è un vettore posizione rispetto al sistema fisso, quindi il sistema è fisso, non abbiamo problemi particolari, quindi questa ci dà direttamente la velocità di P appartenente a 3. Va bene? Per quanto riguarda la derivata temporale di quest'altro vettore posizione, ragionamento è identico, questo vettore posizione è ancora riferito al sistema fisso, quindi la derivata temporale ci dà la velocità, vettore velocità. Quindi questa è la velocità di un punto diverso, naturalmente, quindi è la V di omega. Più dobbiamo andare a derivare questo vettore posizione. Attenzione, perché questo vettore posizione è riferito ad un sistema mobile, non a un sistema fisso. Attenzione. Inoltre, siccome stiamo considerando P appartenente a 3, questo varia in generale non soltanto di orientamento, ma anche di modulo. Ok? Perché se fosse appartenente a 2, questa distanza sarebbe costante, perché omega e P apparterebbero allo stesso corpo rigido. Ma io ho scritto appartenente a 3. Quindi 3 è un altro corpo rigido, pertanto questa distanza in generale varia nel tempo, come modulo. Ma questa variazione di modulo in generale è associata anche a una variazione di orientamento, perché questo punto può andare sopra, può andare giù, e questo fa variare l'orientamento. In altri termini, noi abbiamo entrambi questi contributi. Uno associato alla variazione del modulo, del vettore posizione, l'altro associato alla variazione di direzione. Quindi questo è quanto riguarda il ragionamento inerente la derivata di questo vettore posizione. Quindi che cosa dovremmo scrivere applicando questa relazione, poiché siamo in un sistema mobile? Per ricavare la derivata assoluta devo tener conto di questi due termini. Il primo termine sarebbe la derivata del modulo, quindi sarebbe omega P3 punto, va bene? Ma non è nient'altro che la velocità relativa di P rispetto al sistema mobile, ok? Perché il vettore posizione è riferito al sistema mobile. Quindi il primo contributo corrisponde alla velocità di P3 rispetto al riferimento mobile, ma il riferimento mobile è 2, e questo è, diciamo, la velocità relativa. Ok? Ma qui dobbiamo andare a sommare un altro contributo che tiene conto del fatto che questo sistema di riferimento sta ruotando. Quindi qui dobbiamo andare a moltiplicare per una omega, che sarebbe la omega del sistema di riferimento, quindi abbiamo una omega 2 vettor, il vettore stesso che è omega P3. Quindi possiamo scriverla in questo modo. Allora, che cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto un'espressione della velocità del punto P appartenente a 3
come somma di questi termini. In particolare questa la possiamo raggruppare, anzi la riscriviamo in questo modo, possiamo scrivere che la VP3 è uguale alla V di omega più omega 2 vettor omega V3 più isoliamo la VP3 2. Tutto questo termine, che cos'è? Dovremmo riconoscerlo, perché noi abbiamo applicato, vi ricordate, per il singolo corpo rigido il teorema di Galilei-Varignon, va bene? E quindi questo è un legame tra la velocità del punto omega e omega 2 vettore omega p3, ok? Questo che cos'è? In effetti è la velocità di p appartenente a 2. Che cosa abbiamo ottenuto? Che la velocità di P appartenente a 3 è uguale alla velocità di P appartenente a 2 più la velocità relativa di 3 rispetto a 2. Questa è la legge dei moti relativi, da non confondere con il teorema di Galilei-Varignon, anche se le relazioni sono simili, attenzione, perché concettualmente sono molto diverse, perché mentre la prima pone in relazione le velocità di due punti distinti dello stesso corpo rigido, questa pone in relazione le velocità dello stesso punto appartenente a due corpi rigidi diversi, completamente diverso dal punto di vista concettuale. Questa è una prima relazione. In altri termini, questa non è nient'altro che la generalizzazione della velocità di trascinamento, perché questa è associata al moto di trascinamento. Quindi moto assoluto, trascinamento, moto relativo, va bene? Però voi probabilmente siete abituati dai corsi di fisica, per esempio, a considerare degli esempi più semplici, cioè casi in cui il sistema di riferimento praticamente è puramente traslante su traiettoria rettilinea o puramente rotante. In questo caso il membro 2, cioè il sistema di riferimento mobile, ruota e trasla nel piano. Quindi la velocità di trascinamento, come vedete, presenta due contributi, quindi non soltanto la V di omega, ma anche questo. Ok? Se il sistema di riferimento fosse viceversa puramente traslante, omega 2, che sarebbe la omega di trascinamento, sarebbe uguale a 0, questo termine scompare e ritroverei la relazione che voi ben conoscete. Va bene? Ok. A questo punto andiamo avanti. E andiamo come al solito a considerare anche le accelerazioni, però questa me la riscrivo qui, quindi riscriviamola qui sotto. Quindi in forma compatta io ho che la Vp appartenente a 3 è uguale alla Vdp appartenente a 2 più la velocità p di 3 rispetto a 2. Questa è in forma compatta. Andiamo a vedere ora il discorso delle accelerazioni. L'accelerazione di P appartenente a 3 si ottiene naturalmente derivando questa relazione. Ok? Dobbiamo ulteriormente derivare questa relazione. Allora, per quanto riguarda P appartenente a 3, come al solito il suo moto è riferito già al sistema assoluto, quindi non abbiamo problemi. Analogamente per questo vediamo che cosa succede per gli altri termini. Allora, abbiamo l'accelerazione di omega, sarebbe la derivata di questo vettore rispetto al tempo, poi avrei la derivata di quest'altro vettore che fa riferimento alla velocità relativa. Quindi qui dobbiamo tener conto di due contributi, quindi abbiamo una accelerazione di P3,2 come accelerazione relativa più omega di 2 vettore stesso, che è la velocità P3,2.
Quindi abbiamo questi due termini. Nel momento in cui andiamo a considerare la derivata del vettore velocità relativa, va bene? Andiamo avanti perché dobbiamo derivare anche questa. Quella è la derivata di un prodotto vettoriale, ma la derivata di un prodotto, e quindi applichiamo le regole della derivata del prodotto, naturalmente. Quindi che cosa otteniamo? Otteniamo più omega 2 punto vettore omega P3 più omega 2 vettor omega P3 punto. Facciamo questo ulteriore passaggio intermedio, va bene? Derivata della prima, della seconda e, scusate, questa è omega, e la prima per la derivata della seconda, naturalmente, la derivata di un prodotto. Ok, andiamo avanti. Questa si esplicita ancora in questo modo. Anzi, possiamo proseguire per non riscrivere i termini di sopra. Allora, questa corrisponde ad alfa 2 vettor omega P3. Ok? Il vettore omega ha una direzione costante, perché è costantemente diretto secondo l'asse Z, va bene? Quindi naturalmente non è presente il secondo contributo, o meglio, se lo andassi a considerare sarebbe uguale a zero, perché avrei omega vettore omega, ma se i due vettori sono paralleli il secondo contributo è zero, ecco perché non c'è il secondo contributo, va bene? Nella derivata in generale. La cosa diversa accade qui, perché qui ho un omega 2 vettore questa derivata, ma quella derivata noi l'abbiamo già sviluppata, perché la derivata di questa prima mi dà questi due termini, ok? Mi dà questi due termini, e un termine corrisponde alla velocità relativa Vp3 2 più un secondo termine che è omega, sempre di 2, vettore la velocità relativa Vp3 2. E allora dobbiamo andare ulteriormente a sviluppare questa parte e otteniamo omega 2 vettore Vp3 2 più omega 2 vettore omega 2 vettore Vp2 3. No, aspettate, qui non è Vp2 3, pardon, questo è omega P3, pardon, sì, questo è omega P3. Ok, omega P3, ci siete? Allora puntiamo l'attenzione su questo doppio prodotto vettoriale. Che cosa ci dà il doppio prodotto vettoriale? Questo possiamo spiegarlo in questo caso in maniera semplice con l'ausilio di uno schemino, per esempio in vista assonometrica. Allora, se immaginiamo che questo sia il vettore omega 2 e questo sia il vettore omega P3, naturalmente sono perpendicolari tra loro, perché uno appartiene al piano e omega 2 sarebbe uscente dal piano. In questa rappresentazione immaginate di ribaltare omega 2 sul piano stesso, nella realtà è uscente dal piano. Se io vado a considerare il primo prodotto vettoriale, cioè omega 2 e omega P3, che cosa ottengo? Ottengo in vista assonometrica
questo vettore, quindi questo è omega 2 vettore omega di 3, vista assonometrica, ok? Se vado a considerare il secondo prodotto vettoriale, io ottengo questo altro versore, va bene? Anzi, vettore, scusate, che sarebbe questo il risultato, cioè omega 2 vettore omega 2 vettore omega di 3, cioè il doppio prodotto vettoriale. Va bene? Che cosa ottengo? Ottengo una direzione che è la stessa di omega P3, ma ha un verso opposto alla stessa direzione. Va bene? Ma un verso opposto. Ok, morale della favola è che noi possiamo esprimere questo doppio prodotto vettoriale in questo modo, cioè meno omega 2 quadro per omega di P3 vettore. Dalle regole del prodotto vettoriale, il modulo di questo è pari al prodotto dei moduli per il seno dell'angolo che formano. L'angolo è 90 gradi, il seno di 90 è 1, quindi il modulo di questo è il prodotto dei moduli. Il modulo di quest'altro è ancora il prodotto dei moduli, perché sono ancora a 90 gradi. Quindi omega moltiplica due volte e compare omega quadro, e il modulo di omega P3 è inglobato nel vettore stesso. Quindi, morale della favola, il doppio prodotto vettoriale può essere espresso in questa maniera. Va bene? Ok, adesso andiamo a riassumere il tutto, e quindi possiamo scrivere che AP3 è uguale all'accelerazione di omega, andiamo a raggruppare anche i termini significativi, quindi termini significativi sono, allora, l'accelerazione di omega alfa omega P3 e meno omega quadro omega P3, quindi questo più alfa 2, sì, sempre membro 2 vettore omega P3 meno omega 2 quadro, lasciamo omega P3, ma in realtà in questo caso, siccome l'omega P3 nell'istante considerato coincide con l'omega P2, potremmo anche qui inserire omega P2, perché questo ci interessa soltanto per fare la derivata, perché se facciamo la derivata, considerare omega P3 o piuttosto omega P2, chiaramente le cose cambiano, va bene? Perché uno varia e l'altro è fisso in modulo. Ok? Però nell'istante considerato comunque coincido, quindi qui potrei anche scrivere omega P2 omega P in generale. Ok, quindi questo è il termine associato al moto di trascinamento. Quindi moto di trascinamento nel caso in cui il sistema di riferimento ruota e trasla nel piano, quindi stiamo in caso generale per i modi piani. Quindi abbiamo l'accelerazione di un punto, questa che cos'è? Non è nient'altro che l'accelerazione di P rispetto ad omega tangenziale. Questa è l'accelerazione di P rispetto ad omega normale, ok? Quindi in altri termini, questo che cos'è? È il teorema dei Wiwalds. Il teorema dei Wiwalds, che possiamo scriverlo in forma più compatta, come ben sappiamo, a di omega più l'accelerazione di P rispetto ad omega, giusto? Questa è quella tangenziale, in particolare questa è quella normale. Quindi abbiamo ritrovato il teorema dei Wiwalds per quanto riguarda il moto di trascinamento. Ancora, qui ci sono altri termini. Qui abbiamo, vedete, una accelerazione di P3,2, accelerazione P3,2, che naturalmente è l'accelerazione relativa,
cioè del moto di P3 rispetto al sistema di riferimento mobile. Ma c'è ancora qualcos'altro che andiamo a individuare nella relazione che abbiamo scritto prima. Allora abbiamo questo termine che è rimasto in sospeso, ma è rimasto in sospeso anche quest'altro, giusto? Come vedete questi due termini sono uguali, quindi li andiamo a sommare. Quindi qui cosa otteniamo? 2 omega 2 vettore VP3,2, moto di trascinamento, moto relativo, questa che cos'è? L'accelerazione di Coriolino. Quindi vedete la cosa molto interessante, che qui compare un termine aggiuntivo che è l'accelerazione di Coriolis, a volte denominata anche accelerazione complementare o accelerazione di deviazione. Questo è molto interessante perché forse inaspettato, anche se poi naturalmente le cose stanno esattamente così. Va bene? Quindi la relazione generale per quanto riguarda i moti relativi e le accelerazioni è proprio questa. Ecco, ancora qualche osservazione. Se andiamo a considerare il moto di P non più appartenente a 3 ma appartenente a 2, naturalmente non ho più un moto relativo, no? Perché P appartiene a 2, omega appartiene a 2, tutte e due fanno parte dello stesso corpo rigido 2, va bene? Quindi il moto relativo non c'è. E cosa otteniamo? Ritroviamo i teoremi che abbiamo già applicato, cioè Galilei e Varignon per le velocità, Riemann per quanto riguarda le accelerazioni, che diventano quindi casi particolari di questo che abbiamo appena trattato. Va bene? Molto semplice, perché se andate a guardare qui rimane soltanto il modo di trascinamento, questo termine scompare, ok? E quindi la velocità di P è uguale a quella di omega più omega vettore omega P, teorema che già abbiamo applicato ovviamente, ma è un caso particolare di questo, questo è più generale. Andiamo a vedere le accelerazioni. Se ci troviamo, abbiamo un moto di trascinamento, un moto relativo e l'accelerazione di Coriolis. Naturalmente se non c'è moto relativo, la velocità relativa è uguale a zero, quindi Coriolis non c'è, poi l'accelerazione relativa non c'è perché naturalmente è lo stesso corpo rigido, e quindi questi due termini scompaiono. Che cosa rimane? Che l'accelerazione di P è uguale a quella di omega più quella di P rispetto ad omega tangenziale più quella di P rispetto ad omega normale, cioè ritrovo il teorema di Riemann come ho appunto già messo in evidenza. Quindi anche in questo caso queste relazioni sono più generali di quelle che abbiamo già utilizzato. Va bene, facciamo una pausa. Thank you.